Ciao, visto che ho gradito il carico di aprire questa serata e penso che la cosa giusta sia di rammentare brevemente la carriera, la storia di questo nostro amico illustre che è scomparso recentemente. Questa storia è nota a credo quasi tutti i presenti, ma soltanto un accenno così a alcuni punti che poi, insomma, come sapete Maurizio Marini non ha varcato la soglia del 70° anno di età, è morto a 69 anni nel 2011, essendo nato nel 1942, apparteneva più o meno alla stessa generazione a cui appartengo anch'io, e cioè di coloro che hanno avuto la disavventura, peraltro senza aver la scelta, insomma, di essere nati in un momento sbagliato, come quasi tutti noi, però comunque, cioè nel senso che coloro che sono nati in quel lasso di tempo, diciamo negli anni 40 del Novecento, si sono trovati in una condizione da un lato meravigliosa, cioè quella di vivere già la prima giovinezza in un mondo in ascesa, in recupero, in crescita, no? Oggi si dice tanto la crescita, quello veramente sì, e quindi un privilegio importante che molti hanno vissuto molto bene, e però anche il fatto, diciamo, uno svantaggio, cioè quello di emergere nella propria vita, nella propria carriera, in un momento storico alle cui spalle non c'era stato un conflitto terrificante, una dittatura, comunque la si voglia giudicare piuttosto pesante, specie nell'ultima fase, e quindi tante remore da parte di chi. Soprattutto per un motivo, perché naturalmente la classe dirigente, parlo del capo culturale, con cui coloro che sono nati in questo lasso di tempo si sono trovati a misurarsi, veniva in larga parte dalla dittatura fascista che si riciclava prontamente negli anni immediatamente post-bellici in una direzione, diciamo, opposta, diciamo, una sinistra che veniva vissuta come una, come posso dire, un esorcismo di un male passato. E è notevole pensare che nel nostro campo, storia dell'arte, questo fenomeno ha inciso non poco. Marini ne è stato un interprete molto intelligente, perché consideriamo questa una scansione di date che è nota a tutti, però è interessante ricordarlo. Marini, tutti sappiamo, si identifica col Caravaggio, per noi amici studiosi è lo studioso del Caravaggio, anche se poi nel corso della sua vita si è occupato di tanti altri ambiti, intanto dell'Ottocento romano, cosa che non pure viene meno ricordata nel periodo in cui ebbe questo mitico sodalizio, bellissimo sodalizio, che può dire, con Maurizio Fagiolo dell'Arco. Poi si è occupato di Velázquez, su cui ha scritto un libro di un certo pregio, a mio avviso, utile e importante. Lo dico perché ho avuto occasione di studiarlo bene, devo essere sincero, dopo la morte di Maurizio, perché l'avevo avuto da lui, ma in realtà non l'avevo letto. Poi è successo che a un certo punto mi chiesero di fare una cosa in televisione, una cosa divulgativa su Velázquez. Io accettai, però non ne sapevo niente di Velázquez. Per cui avevo il libro di Maurizio, adesso, fidando sempre sul fatto che nessuno legge niente, lo ripeto uguale, e cosa che devo dire, tra l'altro ho fatto, senza dichiararlo, ed è stato giudicato eccellente il mio lavoro, bellissimo, pieno di idee interessanti. E ho trovato appunto questo libro veramente rimarchevole,
tipico dello stile dell'autore e importante. Poi si è occupato di tante altre cose, si è occupato anche di Polidoro del Caravaggio, la cosa che lui usa questo pittore del Cinquecento, di Dioce al Caravaggio, e ha scritto su Polidoro del Caravaggio, ma anche qui devo dire molto bene. Ma cioè, comunque, non c'è dubbio che quando si nomina Maurizio Marini nel mondo degli studi, Marini è quello che ha scritto, il Caravaggio, che ha fatto come un po', in un certo senso veramente, come disse una volta Stravinsky dei concerti di Vivaldi, degli esordi di Piazza, non è suo, moltissimo. Anche se è noto che Vivaldi non ha scritto 700 concerti, ha scritto 700 volte lo stesso concerto, disse Stravinsky. Naturalmente non è vero, ma di Marini si potrebbe dire, non ha scritto un libro sul Caravaggio, ha scritto 20 volte un libro sul Caravaggio, ma non sempre uguale, anzi, proprio questa considerazione apre uno spiraglio sulla sua metodologia interessante. Ma comunque, fermiamoci un attimo sulle date. 1970, muore Roberto Longhi. Ha scelto un anno emblematico, all'inizio di un decennio, lo studioso per antonomasia del Caravaggio, perlomeno nella cultura italiana. Longhi, effettivamente, che era uno studioso eccelso, ma era un prepotente assoluto, aveva consacrato l'immagine di sé come lo studioso per antonomasia del Caravaggio, che aveva preceduto tutti, che aveva riscoperto il Caravaggio, negletto per secoli, umiliato e tralasciato. Grazie agli studi di Longhi, il Caravaggio era tornato a occupare quel posto che gli compete, e il tutto era stato consacrato 30 anni prima, no, che dico 20, scusate, anzi 19, nel 1951, quando a Palazzo Reale di Milano si tenne quella famosa mostra su Caravaggio e i Caravaggeschi, che effettivamente fu una mostra memorabile, quante altre mani, e in effetti consacrò la gloria di Longhi, e realmente quella mostra contiene delle intuizioni, dei pensieri, delle ricerche che dire rimarchevoli a poca cosa. Però non era vero che Longhi aveva fatto risorgere il Caravaggio, e in realtà era stata un'operazione imperialistica, diciamo di imperialismo culturale, coerente tutto sommato con certi orientamenti, perché no, della dittatura, che il Duce aveva indicato l'italianità come valore supremo da riscoprire, la classicità naturalmente in primo posto, ma poi anche le grandi glorie. E in questo senso Longhi era una figura ufficialissima, aveva una sua scrivania in questo, non al Collegio Romano, nel Ministero della Cultura, era un orientatore, un professore universitario di primissimo piano. Insomma, quando Longhi muore nel 1970, scompare il più grande studioso del Caravaggio, il quale ha spinto l'interpretazione, la lettura del Caravaggio, diciamo così, in una direzione di una cultura di sinistra che poi verrà ampiamente dibattuta nella sua scuola. Nella scuola longhiana si creeranno i caravaggisti di destra e di sinistra, e questa non è cosa di poco conto, perché ci sono poco. Ebbene, mentre Longhi, in una caldissima mattina di luglio del 1970, esalava l'ultimo respiro, un ragazzo promettente e studioso stava alla sua scrivania scrivendo centinaia e centinaia di carte a mano, con una penna, che non c'era certo il computer o altro, per costruire una grande monografia sul Caravaggio, raccogliere l'eredità degli studi di Longhi e portarli avanti. Ma questo ragazzo, che era Maurizio Marini, non apparteneva alla scuola longhiana, non apparteneva a nessuna scuola, a dire la verità. Era un giovane
che si stava avviando una carriera di insegnante, che aveva così intrapreso l'università in architettura, che aveva poi lasciato, veniva dal liceo artistico, era un bel giovane, tra l'altro molto così fine e nello stesso tempo un po' popolaresco nel modo di esporsi, ma era veramente, cioè sembrava davvero l'erede in qualche modo deputato dal cielo dell'occhio infallibile e della capacità di ricerca e di scrittura di Roberto Longhi. Ora, tutto questo che ho detto adesso non l'ho detto io, sono le parole con cui Federico Zeri, il grande conoscitore, mi parlò per la prima volta nella mia vita di Maurizio Marini. Un giorno, io ero giovane, ero andato a trovare Federico Zeri e lui mi disse: ma lei conosce Maurizio Marini? Ma no, io ma chi? No, non lo conosco. Lei non sa, questo veramente, questo ragazzo è un vero genio e mi ha dato da leggere in bozza un libro straordinario che ha scritto. E che ha scritto? Sul Caravaggio, figura di Dio. Fin da allora dissi: ma questo Caravaggio ha stufato, basta, non se ne può più. Allora, qualunque cosa, ma per favore, ha scritto un bel libro sul Caravaggio, chi se ne frega, non lo leggerò mai. Poi il Caravaggio non mi piace, dissi io a Zeri. Quindi che cosa ne posso... No, cioè, guarda, lei sbaglia. Dico: poi che cosa può aver detto di nuovo? Ormai sul Caravaggio è stato detto tutto, dissi io. È logico. Si fidi. E mi guardò, me lo ricordo bene, con quegli occhi che io ho sempre giudicato di Zerico, veramente gli occhi del grande conoscitore, quelli che ti bucano e ti trapassano, un po' piccoli, stretti, da cui promana un'intelligenza preoccupante, una specie di raggio laser che ti buca il cervello e che infatti mi induceva sempre, quando parlavo con lui, a guardare da un'altra parte. Ecco il telefono, lo vado a trovare. Ho telefonato e Marino mi dice: ah, sì, vieni a bere un po' di champagne con me. Ma che video, ma che cos'è, l'erede di D'Annunzio? Lo andai a trovare nella casa dove abitava all'epoca e devo dire che una cosa che davvero non ho mai dimenticato, che mi è sempre rimasta, entrai, ci salutavo, lo guardai ed ebbi la sensazione che erano ancora gli occhi di Federico Zeri che mi stavano guardando. Aveva lo stesso sguardo prensile, penetrantissimo, indagatore, e tutto sommato non si capiva bene quanto fosse bonario e quanto fosse crudele. Questo Zeri ce l'aveva in sommo grado. Ebbi la sensazione che anche Maurizio Marini l'avesse. In realtà la sensazione era sbagliata. C'era soltanto in lui veramente la parte buona, la parte... Da allora in poi, la nostra vita è proseguita, incontri, eccetera, fino alla fine, fino all'ultimo giorno. Il libro sul Caravaggio fu pubblicato nel 1973. In effetti era già stampato alla fine del 72, ma non so nemmeno per quale motivo volle mettere la data 73. E effettivamente fece molta impressione. La cosa che mi fece ancora più impressione è che, appena pubblicato il libro, chiesi a Marini cosa stesse facendo. Lui mi disse: sto scrivendo un libro sul Caravaggio. Questa cosa mi pensò: stai pazziando? No, dice, perché sai, effettivamente, e questo lo devo un po' riformulare, ristrutturare. Poi ha continuato a farlo per tutta la vita. La fama di grande conoscitore si era diffusa subito, immediatamente. Già appunto nel 1973-74 era moneta corrente negli ambienti antiquariali, anche universitari, devo dire, questo nome legato al grande conoscitore, e non solo del Caravaggio. Poi naturalmente
no, non c'è nessuna necessità di raccontare le scansioni delle numerosissime pubblicazioni, dei numerosissimi interventi, per non parlare dei numerosissimi colloqui. Anche in questo Marini aveva qualche cosa in comune col grande Zeri, la cui dottrina è calata molto più nei colloqui, negli incontri, nelle battute, nelle telefonate che nei libri. E anche per Marini, malgrado opere monumentali che ha scritto, moltissimo della sua sapienza è svanita così nell'aria, come è tipico di molti di noi, nel colloquio, nelle chiacchierate, nei dibattiti davanti ai quadri. Ecco, non c'era cosa più bella forse di avere la possibilità di visitare una mostra, un museo con Marini. Io per tendenza mia personale trovo intollerabile il fatto di visitare una mostra, un museo, qualcosa con qualcuno che ti parla. È una cosa che non riesco a vedere qua, non voglio sapere niente, non voglio sentire commenti. E devo dire, una delle pochissime persone con cui ho avuto invece la gioia vera di visitare è Marini, perché aveva veramente, ha sempre avuto questa attitudine all'approccio diretto. Poteva tranquillamente sbagliare un'attribuzione, questo è ovvio, no? come tutti noi, ma non mi è mai capitato nella vita di trovarmi accanto a un quadro con Marini e che lui non vedesse nella collocazione esatta, cioè quella determinata scuola, quella determinata data. Era impossibile che si sbagliasse. Una cosa simile è stato da quelli che ho potuto conoscere io, Giuliano Briganti. Briganti era così, mentre non era affatto così Zeri. Cioè, se qualunque cosa tu gli facevi vedere, lui ti diceva di che si tratta. Poi naturalmente poteva, che ne so, non conoscere il nome di un pittorugolo, quello è chiaro, ma se ti diceva che quella cosa era nata in quell'ambiente, in quel clima, in quel periodo, ma non era possibile pensare che si potesse sbagliare. Cioè la capacità del riconoscere in questo senso era assoluta. Anche Marini aveva questa capacità, e questo in effetti ha poi marcato la sua figura di conoscitore, la sua figura di uomo e di amico. Sempre i suoi commenti andavano nella direzione della formazione di chi era accanto a lui. Era un maestro spontaneo, maestro di strada, diciamo così, cioè uno che non sta sulla cattedra e insegna, ma che comunque ti insegna come si fa. E io devo dire, sono contento in questa circostanza di dire quanto io stesso gli sia debitore. Io avevo e ho un'attitudine infinitamente minore rispetto a quella di Maurizio nel vedere le cose e nel riconoscere, ma devo dire che mi ha insegnato parecchio sul come fare il mestiere. Ecco, era uno che veramente insegnava il mestiere. E devo concludere con una richiesta che mi è stata fatta da un nostro comune amico, che non può essere presente perché c'è una cosa all'università, che è Antonio Antonino Lannugli, il quale mi ha detto: senti Claudio, mi devi fare la cortesia, quando parli ricorda di dire a tutti i presenti che io volevo tanto partecipare con un mio commento, cioè per il grande affetto e per lo stesso motivo, e cioè per aver avuto da Maurizio Marini molti elementi formativi proprio del conoscitore, che poi il nostro Lannugli ha sviluppato assai bene. E mi ha detto: ecco, dillo per favore a nome mio, perché so che lo pensi anche tu. Allora io lo dico. E mi ha detto oggi per telefono: ci tengo che tu sottolinei di quanto fosse premuroso. Premuroso. Premuroso con gli amici. Un perfetto cavaliere, un gentiluomo.
con gli amici e con le signore sovente, con un tratto di distinzione e di amabilità che non risulta tanto frequente. Ecco, effettivamente sì, mi faceva piacere concludere queste due parole con l'osservazione dell'amico Vannugli, che io condivido appieno. E quindi questo de hoc satis. Alle ultime parole di Claudio Strinati, che ha tratteggiato in un quadro direi molto interessante, direi del secondo Novecento, la figura di Maurizio Marini, la cui amabilità possiamo dire abbiamo tutti apprezzato e di cui abbiamo tutti goduto e di cui siamo debitori, ed è anche il motivo per cui siamo in tanti oggi a ricordarlo. E il mio punto di vista era, direi, più parziale rispetto a quello che Claudio Strinati ha presentato ora, perché un po' più giovane lo incontrai e ebbi il vantaggio subito di essere non solo attratto dalla sua personalità bonaria, perché lo sguardo a distanza poteva essere quello acuto del conoscitore, ma in realtà era, come si dice in termini consueti, un pezzo di pane, uno studioso outsider. Perché, e questo mi è molto piaciuta la collocazione sia personale, ma direi all'interno del mondo degli studiosi del Caravaggio e non solo di Maurizio, perché era uno studioso onnivoro e per questo interessato alle questioni più diverse, cercando però le connessioni tra di loro. Era un pozzo di informazioni per un giovane studioso come eravamo io e Stefania Mascioce, lo conoscemmo quasi insieme e possiamo dire che l'amicizia è nata proprio sotto il segno di Caravaggio. Era un pozzo di informazioni, ma non solo di informazioni filologiche riguardo all'ultimo articolo sulla natura morta, tema che peraltro l'ha interessato moltissimo, ma anche di informazioni, di contatti e di relazioni. Uno studioso che amava relazionarsi non solo con il mondo dell'arte, ma con tutti quelli che a vario titolo e per vari motivi capitavano sulla sua strada. Ed è un fatto che, devo dire, conoscendo il mondo degli studiosi, non è del tutto consueto. Questa facilità credo che fosse una scelta, ma forse anche un'attitudine, questa facilità all'incontro che naturalmente spesso dice beviamo uno spumante insieme, beviamoci un bel rosso, e anzi possiamo dire che amava i vini siciliani in particolare. Il Corvo di Salaparuta lo offrì lui la prima sera che ebbi modo di incontrarlo, proprio in un'occasione caravaggesca, nel segno però di un'amicizia vivace, colta, aperta anche alle situazioni più impreviste. Entrando nella sua casa non si poteva che restare ammirati mentre si dribblava tra pile di libri la cui stabilità era sospetta, ma in realtà reggevano, e scoprendo come riuscisse in un'organizzazione molto strana, per questo dico un outsider come studioso, un'organizzazione molto strana, molto razionale, una confusa armonia, perché una fotografia del sacrificio di Isacco Johnson veniva trovata in una pila
incredibile di fotografie e di libri esattamente nel punto in cui si trovava, una memoria formidabile. È chiaro che ognuno ha la sua organizzazione, ma in questo senso ho usato il termine onnivoro, che può sembrare forse poco elegante, ma questo desiderio di conoscere acquisendo. Ed è forse per questo che ha dedicato la sua vita al Caravaggio, e non solo, immettendo tra le conoscenze molte cose che gli studiosi normalmente invece ignoravano. Per questo uno studioso che amava il rigore filologico, ma che aveva una grande capacità di comunicazione, bisogna ricordare come Maurizio Marini abbia saputo trasmettere attraverso trasmissioni televisive, programmi radiofonici, un sapere, soprattutto storico-artistico, con grande simpatia, con grande immediatezza e con capacità comunicativa. Ma in realtà questo suo unire il tratto dello studioso a quello invece della persona aperta che subito stringe amicizia. Io mi sono trovato amico di Maurizio Marini grazie alla sua disponibilità, grazie alla sua simpatia ed amabilità. In quella casa potevano entrare i giovani studiosi e effettivamente era lui a condurre anche i giovani studiosi, aprendo finestre, suscitando interesse, indicando prospettive di ricerca. Ricordo molto bene proprio su Polidoro da Caravaggio. Perché Polidoro da Caravaggio? Perché Polidoro era il Caravaggio prima del Caravaggio. E quindi il filo che lo legava al Caravaggio però si apriva e in qualche modo guardando in retrospettiva verso il Cinquecento, come su una ricerca, una tesi che poi è diventata una tesi di dottorato su San Pietro in Montorio, Polidoro Caravaggio aveva fatto dipinto la facciata per il Cardinale della Rovere, e questa giovane studiosa che si è occupata della sacrestia, che poi era un luogo delle reliquie, disse: ma deve andare da Maurizio Marini. E subito si appassionò, la accompagnò, ma è uno dei moltissimi esempi di come i giovani studiosi venivano non solo catturati dalla sua capacità di indirizzare, ma venivano guidati in una ricerca che poi naturalmente prendeva i suoi sviluppi e poteva così maturare rispetto all'ipotesi di partenza. Non voglio dilungarmi, ma è stato già detto che Maurizio Marini non ha studiato solo il Caravaggio. Ed effettivamente, andando a rivedere le tante cose che ha scritto, ed è impressionante vedere anche la grande quantità di pubblicazioni nelle quali il versante filologico e l'aspetto invece di apertura culturale, di comunicazione, di alta comunicazione, sia presente un po' in tutti i suoi lavori. C'è il Greco tra i suoi interessi, Poussin, Velázquez è stato citato, naturalmente Saraceni, Vuè, i caravaggesi, Mattia Preti è stato al centro dei suoi interessi, Alonso Rodriguez, Baglione. Ma l'Ottocento, io mi permetto di ricordare l'interesse per Piranesi e per le vedute di Piranesi, quel volume che ha pubblicato e se non sbaglio anche riedito, e Bartolomeo Pinelli con Fagiolo dell'Arco.
Roma, ed è questa la cosa che volevo dire, forse è stato il motivo di partenza per cui si è interessato il Caravaggio. Per lui era il più grande pittore di Roma, non era nato a Roma, ma era un pittore romano. Il Cavalier Marino, mi permetto di dire, lui scherzava, e anche questa sua capacità di autoironia era indubbiamente, per ciascuno, per i giovani studiosi, un tratto da prendere e da seguire. Un outsider perché non si prendeva troppo sul serio. Era convintissimo delle sue attribuzioni e aveva un occhio e una capacità formidabile, e naturalmente, come tutti i grandi studiosi che si convincevano, a volte non trovavano l'accordo dei colleghi o degli amici. E io stesso ricordo la questione della famosa caraffa di fiori sulla quale lui non aveva dubbi, e naturalmente invece almeno io ce l'avevo, altri ce l'avevano, ma questo, c'era un'ingenuità, la passione che portava anche a convincersi, perché una serie di elementi naturalmente potevano dimostrare che la sua intuizione era giusta. Era però persona che sapeva ripensare, forse non sulle attribuzioni, ripensare e cambiare idea su tante cose. Un grande romano, amico di tanti romani, un personaggio della cultura di Roma, e mi piace qui portare il saluto di Maurizio Calvesi, che non ha potuto essere presente, che invece avrebbe tenuto molto a ricordarlo, che dimostra come, anche da posizioni diverse, perché Calvesi e Marini non avevano naturalmente lo stesso approccio al Caravaggio, partivano da prospettive anche metodologiche molto diverse. Eppure, e questa è la grandezza degli studiosi, nell'incontrarsi e anche nel proporre con oggettività le loro posizioni, trovarono molti punti di incontro finché non ne nacque un'amicizia. Ricordo molto bene un dettaglio. Maurizio Marini donò un'immagine di Carlo Borromeo a Calvesi per dire: quel mondo borromaico al quale tu hai giustamente legato la giovinezza di Caravaggio e un percorso religioso e spirituale, io ora lo condivido ed è entrato nel patrimonio, diciamo, nella prospettiva caravaggesca, che inizialmente Marini non condivideva del tutto. Cambiare idea e affabilità, ho imparato questo da Marini, molte altre cose, ma credo sia sufficiente ricordare queste come principali. Vi ringrazio. Il server mi ha rubato la battuta di bocca, ovviamente, tanto outsider non lo era. Maurizio Marini è stato uno dei miei grandi maestri. Ho cominciato con Cesare Grandi, ma poi ho avuto delle preziosissimi insegnamenti da una serie di altre persone. Mi ricordo sicuramente Sir Denis Mount, Gigi Spezzaferro, naturalmente Claudio Strinati, che è stato proprio il mio mentore, se posso permettermi. E a questi aggiungo naturalmente Maurizio Marini. Maurizio Marini è proprio Claudio che me l'ha fatto conoscere, mi ricordo ancora un giorno in sovrintendenza, e Maurizio era riuscito ad avere un finanziamento, cosa in quell'epoca non proprio comunissima, un finanziamento per restaurare un quadro. E Claudio e Maurizio, mi ricordo, che scelsero per questa sponsorizzazione di restaurare il Narciso di Caravaggio, che era alla Galleria Barberini, dove io all'epoca lavoravo. E mi ricordo fui convocata nella stanza di Claudio, appunto, in presenza di Maurizio, per dire: ma tu te la sentiresti di occuparti di questo quadro?
Dico certo, dico, uno dei capolavori assoluti della Barberini. E lì è cominciata con questo mio rapporto, con Maurizio, questa quotidianità nel seguire questo restauro, e mi colpì subito l'assoluta identificazione di Maurizio con Caravaggio. Io alle volte mi ritrovavo a parlare con Maurizio e lui dice: ah no, perché Caravaggio qui ha fatto questo, perché pensava così e così. Dico: scusa, tu che ne sai? Poi in realtà, andando avanti con la sua conoscenza, ho capito che aveva assolutamente ragione. Lui era arrivato, come del resto Manon con Guercino, a identificarsi talmente con il pittore che ha studiato tutta la vita, da arrivare a pensare esattamente quello che aveva in mente lui, e me lo dimostrava mille volte leggendo le opere con me. Tant'è vero, una volta lo incontrai per strada a Roma, come era facile, andava in centro, spesso si imbatteva in Maurizio Marini e zoppicava. Dico: che ti è successo? Dico: che è successo? Ah, dice: beh, io anche mi sono dovuto far male alla gamba, come si era fatto male Caravaggio. Lui si era fatto male per un calcio del cavallo, quello che è. Dice: io anche la stessa identica cosa, così ho provato esattamente quello che ha provato lui all'epoca. Cioè, questo per darvi un'idea di quanto appunto lui si sentisse coinvolto con questo pittore del passato. Il Narciso è stata la nostra croce e delizia, perché da una parte, lavorandoci sopra e soprattutto stimolata incredibilmente da lui a fare tutte le indagini diagnostiche necessarie, allora era proprio all'avanguardia fare le riflettografie, radiografie, stratigrafie su questo quadro, era un nuovo modo di fare il restauro, e paradossalmente proprio lui, che era, diciamo, il principe degli attribuzionisti, oltre a Claudio Strinati, fu lui proprio a indicarmi questa strada nuova, che era completamente naturalmente opposta a quello che era la sua metodologia, ma che era il futuro, cioè assolutamente è quello che poi io mi ci sono dedicata anima e corpo alla diagnostica artistica, perché indubbiamente a mio avviso è il futuro del restauro, ma anche in parte della storia dell'arte. Quindi io devo veramente molto a Maurizio. Questo Narciso è stata appunto una croce delizia per noi, perché ovviamente presentando il restauro siamo stati attaccati in maniera così piuttosto violenta da tutto il mondo fiorentino, ed è stata messa in discussione questa attribuzione a Caravaggio. Devo dire, abbiamo difesa, però è rimasto un po' un alone di incertezza su questo quadro straordinario, che adesso spero di riuscire a risolvere, o comunque a definire in qualche modo, grazie ai risultati di una campagna diagnostica che è stata avviata ormai 4 anni fa su tutte le 22 opere romane di Caravaggio, e che ci hanno dato dei risultati eccezionali che saranno fra poco pubblicati. E sulla base di questi risultati che sono emersi, tra l'altro sono emersi proprio una serie di dati tecnici, di vere e proprie manie che usava Caravaggio nel dipingere i suoi quadri, e secondo me saranno un utile confronto appunto fra la tecnica di Caravaggio e quella del Narciso. Quindi spero fra poco di poter chiudere questa vicenda in un senso o nell'altro. Lo rincontrai, diciamo, dal punto di vista professionale, perché Maurizio comunque era un personaggio con cui uno aveva a che fare spesso, però nel 2000 cosa successe? Andarono in restauro i due San Francesco, a tutti e due attribuiti a Caravaggio, quello di Carpineto Romano e quello di Kering in deposito alla Galleria Barberini ancora una volta, e quello invece che era Santa Maria della Concezione, la chiesa dei Cappuccini in via Veneto, tutte e due attribuiti a Caravaggio, con ovviamente scontri durissimi come al solito, come sempre quando si tratta di opere di Caravaggio. Tutti gli studiosi, compresa me, forse anche Claudio, pensavano
che l'originale fosse quello della Chiesa dei Cappuccini, perché, tra virgolette, era più bello, più piacevole, diciamo così, più corretto, era più piacevole. Solo due persone, prima del restauro, pensavano che in realtà l'originale fosse quello di Carpineto. Uno era Maurizio Calvesi e l'altro era Maurizio Marini, che più volte appunto dice, ma no, ma guarda, ma che dici, che stupidaggine dici? In realtà poi quando il restauro appunto nel corso del restauro venne fuori in maniera inequivocabile e anche questa volta grazie alle indagini diagnostiche che l'originale appunto era quello di Carpineto che diceva i due Maurizi, Marini e Calvesi, invece quell'altro una bellissima copia, ma sempre copia era. E lì, questi due quadri sono stati per me una enorme, veramente una lezione di vita, perché ho imparato a saper guardare al di là delle apparenze, cioè in effetti che non è vero che tutto quello che sembra più bello o più piacevole è anche l'originale, e non è vero che tutto quello che sembra più duro è una copia. E questo è stato un grande insegnamento, e oltre a essere ovviamente un intuito fenomenale, questi occhi azzurri vorrei precisare, perché nessuno di voi ha detto di che colore erano, bellissimi occhi azzurri che aveva Maurizio Marini. Ho un altro ricordo, un ricordo molto personale, che però appunto mi ha dato la dimensione dello spessore umano di Maurizio, quando nella fine di giugno del 2011 ho perso mia madre. E mi commuove ancora pensare a... Mi mandò un sms che di un'intensità e di un'essenzialità veramente incredibile, perché andò a toccare nei pochi caratteri dell'sms proprio il nodo fondamentale di quelli che potevano essere i rapporti tra una madre e una figlia, e questo non me lo dimenticherò mai, come non mi dimenticherò mai un altro sms, quello che mi mandò Giorgio Leone all'inizio di agosto sempre del 2011, quando mi annunciò che Maurizio Marini non era più tra noi. E fu un momento terribile, un dolore sordo fortissimo, e anche il rimpianto di non aver detto tutto, di non aver comunicato tante cose, i sentimenti, le parole, di una, qualcosa che appunto di aver perso tanto tempo. E ancora oggi io mi ritrovo spesso a pensare, magari mentre sto scrivendo qualcosa, a questa cosa. Adesso telefono a Maurizio e glielo chiedo, ma purtroppo non posso più. Grazie. Può essere solo un contributo, quindi lungi da entrare in queste disquisizioni così ampie sia sulla personalità di Maurizio e sia anche su questo filoni aperti, tanti ce ne sono ancora, anche sulla stessa figura di Caravaggio. Come è nato? Non lo so nemmeno io come nascono tante cose. Ricordo semplicemente che mi stavo divertendo a studiare le committenze di Sant'Agostino e, logicamente, sia per testa al primo posto, mi sono imbattuto nel quadro della cosiddetta Madonna di Loreto, oppure Emanuele Pellegrino. Da buon marchigiano mi sono un po' interessato a questa atipica manifestazione di proposizione di un'iconografia così lontana dalla tradizionale, e lì cominciarono a nascere dei dubbi, e venni a sapere, non ricordo nemmeno di chi, da parte di chi, che c'era uno studioso che poi era vicino di casa, comodo quindi andarci facilmente a piedi a parlare, e Maurizio. Nacque da subito un interesse reciproco a darsi una mano. Io posso dire, sono colui che ci ha guadagnato di più. Ma lui non disdegnava quel poco di aiuto che potevo dare io,
discutendo con lui ogni momento in cui, ritornando dall'archivio, avevo trovato qualche documento. Per me era necessario poter confrontarmi con lui perché non aprissi o tentassi di aprire delle porte spalancate. E vedevo la sua curiosità, come avete detto, una curiosità che è tipica di un'intelligenza viva, che si rimette continuamente in discussione anche se sembrava il contrario. Su tutto, ma soprattutto, ed è ovvio questo, il superare, e qui anche con Maurizio Calvesi ci si era appoggiato, quella idea di un Caravaggio dissacratore di tutto, di un Caravaggio anomalo per quell'epoca, di un Caravaggio pieno di sé che lo portava a uscire dall'ambito della propria della fede cattolica per intenderci, quindi da quel mondo borromaico, da quella presenza di educazione in casa. Sempre dicevo con Maurizio, ma ricordati che c'aveva uno zio prete e un fratello prete, quindi non è uno, può anche fare a botte in casa, però non si lasciano delle tracce, non lasciano queste tracce, queste cose. Quindi la riscoperta graduale di quello che poteva essere il mondo interiore di Caravaggio, superamento di quello schema ottocentesco del pittore maledetto, di quella enfatizzazione sciocca, diremmo di comodo, di un Caravaggio che stava sempre a combattere con la giustizia, erano poi piccole cose, piccoli incidenti di percorso. Mi sono trovato a Caravaggio perché anche dietro la sua spinta abbiamo percorso tutti i luoghi caravaggeschi. Ricordate che avevamo inventato la celebrazione a Porto Ercole il giorno della sua morte, si andava con la collaborazione alle autorità civili, facevamo una messa per l'anima, perché c'aveva anche un'anima, Caravaggio, e per tutti gli artisti, perché li ricordiamo in modo più largo, dicevamo, ma molto spesso si dimenticano questi aspetti che almeno per chi ci crede possono avere un valore. Ed era un momento poi alla sera di una kermesse paesana dove si passava un momento in allegria con la popolazione, con il momento oramai avviato abbastanza vivacemente del turismo a Porto Ercole, era sempre verso la metà di luglio e quindi eravamo nel vivo. Poi abbiamo percorso altri luoghi caravaggeschi insieme, sempre alla riscoperta di qualche elemento, di qualche suggerimento della natura. Io ricordo che nei nostri incontri in Caravaggio una signora gentilissima che aveva un albergo dove eravamo ospitati si sentì interpellato da noi, dice: ma Caravaggio e veramente poteva essere questo caratteraccio? E la signora ha già risposto: se era di Caravaggio, sì, perché dice tutta la Lombardia noi siamo celi, perché non accettare che si fermi la mosca sul naso. Quindi è tipicamente caravaggesco, caravaggino il suo carattere. Quindi un Caravaggio sì che ha combinato tutti i colori, lo sappiamo, fino alla tragedia ultima che poi ha segnato la sua vita. E proprio su quello vorrei fissarmi. Il suo ultimo incidente dove è inciampato nella sua vita, l'uccisione di Ranuccio, il suo uscir fuori da Roma, il dover abbandonare la sua Roma, oramai era la sua Roma, ha creato in lui la possibilità di un ripensamento. Un ripensamento che viene scritto, proprio per essere brevi, ma viene scritto sulla spada del famoso Davide Golia, che lì c'è quello che si legge nello stemma di San Carlo: humilitas, occidit superbiam.
l'umiltà uccide la superbia. E quando, interpellato dal Minniti che gli diceva di andarsi a segnare con l'acqua benedetta quell'episodio tante volte ricordato, Caravaggio risponde: a me non serve, perché io solo dice perché questa toglie i peccati veniali, gli disse, a me non serve, io ho solo peccati mortali. Quindi un uomo che ha avuto un suo ripensamento. Nessuno dice che non ha passato, come ognuno di noi può aver avuto momenti di sbandamento, eccetera, però questo grave incidente della sua vita ha creato un ripensamento di lui, del suo essere. E l'atteggiamento di remissione per poter ritornare a Roma e poter avere da Paolo V la riammissione a Roma, perché come voi ben sapete tutta la cricca che si trovò a combattere questa rissa fu mandata via, fu esiliata dalla città di Roma. Non fu una pena al solo Caravaggio. È ora di smettere di dire che Caravaggio è stato condannato a morte. Non è vero, è stato condannato all'esilio per la bellezza di quegli anni che stavano maturando, perché per il Longhi maturarono e per Caravaggio stavano maturando. Era reo, sì, di una uccisione, ma nessuno l'ha mai chiamato un assassino. Era un omicidio, noi diremmo preter intenzionale, e poi lì sarebbe un giorno, ne sapremo di più. Ad ogni modo, con il nostro Maurizio abbiamo fatto un cammino di scavo sulla sua vita, oltre che quello che a voi era più consentito avvertire, il suo intuito di conoscitore, di approfondire i valori, di vedere gli accostamenti. Con me ha fatto questo tipo di percorso e posso dire, concludendo almeno da parte mia, con un reciproco vantaggio, e il vantaggio lo posso confessare perché in fondo nessun altro potrebbe farlo. Bene, Maurizio, nonostante per le sue forme a volte un po' così, ogni anno quando si avvicinava la Pasqua, dice: Don Sa, io mi devo ripulire l'anima, cerca di lasciarmi almeno una mezz'oretta libera. Ogni anno era quello. Direi era un po' l'immagine di quasi un riflesso, non solo perché zoppicava, come diceva il professoressa Baudré, poteva rassomigliare a Caravaggio, ma anche il suo animo, l'ho visto un po' speculare alla vicenda umana di Caravaggio, quasi che tutti i suoi anni vissuti a caravaggiare possono essere stati capaci di avere creato una similitudine. Aute invenit, aute facit, similis. In qualche modo ho visto in Maurizio un accostamento graduale della spregiudicatezza di Caravaggio, ma anche di questa intensità, di questa interiorità che mi ha fatto tanto piacere. Quando, come tutti voi, abbiamo avuto la notizia di quello che stava succedendo, e mi sono però tranquillizzato, perché poche settimane prima ero partito da Roma e mi aveva detto: Don Sa, tu vai via adesso per un po' di tempo, facciamo un po' quella ripulita annuale. Era un po' fuori tempo, ma si accostò anche quel giorno prima della partenza per le ferie ai sacramenti. Quindi un uomo che nella sua complessità, nessuno vuole elogiare santità, però ha camminato anche un percorso di assimilazione anche al messaggio cristiano, tanto da rendere vera quella scritta che l'umiltà vince la superbia.